Ed eccoci qua, incomincia il nostro cammino della speranza, anzi della positività, perché è iniziato già di merda. Appena uscito di casa, vi ho detto che vi avrei fatto vedere come funzionava il carrellino, eccetera. E invece no, esco di casa e si spacca una gamba del carrellino. Subito, andato proprio male. E quindi niente, mi è toccato mettere tutto sulle spalle. Il problema è che avevo caricato il carrellino più di quanto non avessi fatto nelle altre camminate, quindi probabilmente avrò sui 50 kg di cosa addosso. E si va 3 giorni così, va bene, dai. Ovviamente sono sempre fortunato. Doveva andare 3 giorni di pioggia. Neanche una nuvola! Neanche una nuvola! È vero che stamattina mi si è rotto il carrellino. Proprio appena uscito di casa si è spaccato un piedino. E quindi tutti penserebbero e che sfiga. E invece no, se pensiamo positivo, in realtà è meglio così, perché poteva capitarmi il primo giorno della partenza del viaggio in giro al mondo. E gli sarebbe stato molto peggio. Invece è successo adesso, così l'ho collaudato. Ho capito che in quel punto era fragile, si va a portare delle modifiche al carrellino. Quindi è guardare sempre il lato positivo delle cose, ragazzi. Però vedete, tutto pianificato nel grande destino. Se non mi si rompeva il carrellino, a quest'ora l'avrei portato qua e probabilmente avrei fatto il doppio di fatica in questa scalata. Probabilmente avremmo allungato la strada, avremmo fatto il giro lungo e più No, semplicemente. ma io in verità sono contento di aver fatto questa scalata, perché comunque siamo completamente immersi nella natura. Mi metto la bellezza. Faticosa, perché è faticosa, ma bella, polpaccia in fiamme. Quindi alla fine, da una parte, sono contento che si sia rotto il carrellino, anche se non ho potuto provare. Dopo, quando spegni la camera, a me dirà qualcos'altro. Guarda, lui che sta lottando con la natura. Si sta incastrando, è bellissimo, ragazzi. Ma lui è arrivato. E lì dove sei te? Lui è arrivato. Ora tocca a me, che mi stavo ribaltando, che qua c'è un gradino altissimo. E ovviamente il mio... Ah, dolore, dolore, le spine. Ho paura, guardatelo come picchia. Ah, lui sta cercando di aiutarmi, ovviamente. Ragazzi, il peggio è passato.
Però potremmo dormire qua. La tenda ce l'abbiamo. No, qui dentro. La casa del diavolo. Che figata. Sarà molto, cioè, io mi sto incastrando. Molto pericolante. Veramente potremmo dormire qua. E svegliarci sotto montagne di macerie domani mattina. Beh, sono dettagli. L'importante è che ci risvegliamo. Into the wild. Da qua non mi muovo. Boh, è fermo lì. Mi ritroveranno sommerso da liane e vegetali. E ce l'ho fatta. Ragazzi, siamo arrivati. C'è la civiltà. Contento? Ci siamo fatti una bella scampagnata. Oddio. Una bella spacchinata, ma sicuramente ne è valsa la pena. Se non potete capire che bellezza è adesso girare, senza nulla addosso, sì. Solamente col marsupio e lo zainetto qua, sì. E intanto bam, stasera andremo dietro al castello, che si potrà vedere, anzi mi sa che già un pochettino si vede, quindi sbrigiamoci. Andiamo. Un tramonto favoloso, ragazzi, un tramonto della Madonna. Almeno l'altra volta che ci sono stato qua c'era un tramonto della Madonna, e la tizia ci ha detto che anche teoricamente in questi giorni stato, quindi adesso vedremo. Poi con quelle nuvole là in fondo, secondo me spaga tutto. Questa città, con calma perché c'è il fiato. No, questa qua città si chiama Porto Venere perché ovviamente era un porto molto ambito e molto comunque famoso. In più c'era questa statua di Venere. Ah, ok, non l'avevo vista. E quindi praticamente da qua Porto Venere. Tanto guardate, ragazzi, diciamo che c'è il tramonto. Adesso andremo lassù per proprio avere il sole in faccia, e sarà uno spettacolo, ancora più spettacolo. Dai. Primo giorno terminato, com'è andato? Alla grande, io direi, alla grande. Esatto, cioè, concordo. Giornata piena, giornata top. Giornata sullo stile che... cioè, il percorso che abbiamo fatto, poi l'abbiamo veramente scelto a caso. Tutto perché, tipo, vediamo sulla mappa, bivio. Poi dove andiamo? Boh, ma lo scegliamo in base a come ci ispira la strada lì al bivio. Proprio tutto a caso. No, però veramente faticoso, per carità, ma estremamente bello secondo me. E poi arrivati qua, una soddisfazione della Madonna. E adesso siamo qua a dormire. Vediamo domani cosa facciamo, perché teoricamente dovrebbe diluviare, quindi decideremo domani effettivamente cosa, come organizzarci. Buonanotte.